una delle cose più affascinanti della pittura di Tintoretto è proprio il rapporto con la luce. Alla fine Tintoretto è arrivato a dipingere, penso, gli ultimissimi quadri della scuola di San Rocco, a dipingere quasi solo con la luce. È dedicato alla luce, proprio nel momento in cui la fisica minaccia di toglierle il primato di velocista dell'universo, il secondo incontro su Tintoretto del ciclo Meetings on Art della Biennale, che quest'anno non a caso è intitolata Illuminazioni. A questo maestro veneziano del Cinquecento, che apre con tre sue opere la mostra internazionale curata da Bice Kuriger, i relatori hanno riconosciuto a pieno diritto ad essere esposto insieme ad opere contemporanee, soprattutto per i rivoluzionari effetti luminosi che animano le sue scene. Renato Barilli ha tracciato un suggestivo paragone con Tiziano, pittore coevo, che con la sua pittura tonale e atmosferica anticiperebbe l'impressionismo, ma non con l'età del vuoto e del turbamento che è la nostra, come invece riesce a fare Tintoretto. Il Tintoretto si muove in una specie di cosmo vuoto che è il nostro, perché noi, dobbiamo respirare nell'atmosfera, però sappiamo che è solcata dalle onde elettromagnetiche e i voli aerei si tengono molto alti, quindi gli artisti di oggi ragionano in termini di vuoto. Questo vuoto è riempito dal Tintoretto con un disegno che però è fatto bianco su nero, tant'è vero che io dico paradossalmente che ai nostri tempi non avrebbe esitato a usare i tubi al neon, perché c'è proprio questo disegno estremamente energetico che sono dei fili, dei pennelli di luce. Parlo anche di due tubi, il tubo catodico e il tube, che è la metropolitana inglese, perché lui infatti concepisce lo spazio come un antro vuoto, una spelonca che si inoltra all'infinito ed è infilzata dalle rotaie, da questi raggi luminosi che si perdono nella lontananza. Ma mi sembra che in questa Biennale ci sono stati parecchi artisti che hanno lavorato in direzioni ovviamente profondamente diverse, come è logico che sia nell'arte contemporanea, però non so, a me ha colpito molto il lavoro di Torrelle, per esempio, un quadro di luce praticamente, e quello forse mi è sembrato il quadro più tintorettiano che ci fosse alla mostra. Un'altra caratteristica della luce in Tintoretto è il suo carattere tormentato, la sua avvincente lotta con la tenebra, sia in senso spirituale che pittorico. Tutta la produzione e l'attività di Tintoretto registra una sorta di scontro, di lotta, di battaglia con la luce e per la luce. Dal punto di vista teologico, prima di tutto, la contrapposizione fra luce e tenebre è veramente uno degli elementi portanti. E poi anche perché fisicamente i suoi grandi teatri religiosi, le sue grandi scene, sono scene che devono combattere con delle condizioni fisiche non sempre facili. La Scuola Grande di San Rocco, piuttosto che la Scuola Grande di San Marco, hanno delle fonti luminose naturali enormi e violente, e quindi l'artista deve combattere, deve contrastare, deve far sì che vi sia una possibilità di lettura del suo discorso nonostante questi ostacoli, questi handicap, per così dire. È una luce che si declina in vario modo, ma che unifica poi tutto e tutti in una esperienza di salvezza. Si vede anche nel grande tela della creazione, no? Dio è, come dire, danza nella gloria della luce, creando tutti, in questo caso gli animali, la creazione, che sono orientati in un'unica direzione, che è verso la vita. Guizzante e imprevedibile nell'esecuzione, tanto da lasciare ampissimo margine ai cambiamenti fra la fase del disegno e quella della pittura, Tintoretto pare davvero l'emblema dell'artista moderno, che rompe i canoni della classicità e che, come ha sottolineato Bice Kuriger, si distingue per il suo fare frenetico, fino a lasciare i dipinti non del tutto conclusi. Tra l'altro oggi io stessa, ma penso anche al spettatore medio che viene alla Biennale, non è detto che conosca i soggetti neppure che Tintoretto trattava, no? Eppure penso al suo quadro della Scuola di San Marco, che è esposto nel padiglione centrale. Noi magari non sappiamo più che cosa rappresenta quel quadro, non conosciamo la storia del santo, non sappiamo che cosa sta succedendo. Eppure quel quadro, proprio per la sua luce, di quell'inquietudine, quel senso di disfacimento, di minaccia, di attesa, di accanimento, ci parla lo stesso.
quindi al di là del contenuto in un certo senso, no? Questo trovo che sia un po' il senso dell'eternità dell'arte. L'opera di Tintoretto, credo che all'ingresso della Biennale avesse un senso preciso in questa Biennale, in quest'epoca, in questo momento storico. Un momento nel quale l'arte contemporanea è diventata diffusa e di moda, era giusto farle un richiamo ai pericoli del convenzionalismo. E l'allarme è segnato da un pittore che al convenzionalismo si ribellò e fece opere anticonvenzionali sia rispetto al suo tempo ma anche rispetto alla sua storia. Per l'arte contemporanea questo era il momento di richiamare tutti all'importanza di questa carica vitale, di questa energia individuale, di questa capacità di emozionare.